un'amica di 25 anni con una bimba di 1 anno e mezzo, quindi giovane e con tanta voglia ancora di vivere, chiaramente. Questa ragazza è malata di leucemia, per cui sta cercando un donatore compatibile al 100% di midollo osseo nel giro di 3 mesi. Per cui chiedo a tutti voi di rendervi disponibili, se ne avrete voglia, per fare un prelievo e vedere se c'è qualcuno tra di voi compatibile con questa ragazza. È molto, molto rara come ipotesi, però dobbiamo assolutamente provarci. Questo è il videoappello lanciato nei giorni scorsi da Federica alla ricerca di possibili donatori per la sua amica di 25 anni, gravemente malata di leucemia. Il video ha ottenuto per fortuna tantissime risposte e disponibilità, tanto che è stata organizzata per il 19 dicembre al Magnifico di Arezzo una giornata in cui un medico arriverà da Firenze per effettuare dei tamponi salivari e verificare la presenza di possibili donatori di midollo osseo per questa ragazza o per altre persone in attesa di un trapianto. Abbiamo una data, martedì 19 dicembre al Magnifico, l'Europlex in via Sette Ponti per intendersi, verrà il dottor Rombolà di Firenze, che è il dottore che farà neanche il prelievo di sangue, bensì il tampone salivare a tutti, tutti quelli disponibili, per vedere la compatibilità. Aiutate non solo la mia amica, ma tutti i pazienti malati in attesa di un trapianto. Questo poi vi verrà spiegato dettagliatamente anche in cosa consiste poi l'effettivo trapianto. Vi verrà spiegato in maniera dettagliata e professionale dal dottore, che è veramente in gamba. Io ci sono stata ieri mattina nell'ospedale Careggi di Firenze e mentre lui prendeva la saliva a me, al piano di sopra mi ha detto che c'era un signore che stava donando il midollo per un bambino di 2 anni. Sbam, niente. Quindi ragazzi, niente, è un gesto semplice, nel senso venite, donate, vi registrate nella banca dati, nel registro mondiale, e però è una cosa che fa davvero la differenza. Partiamo dalle piccole cose, visto che un pochino dobbiamo progredire forse come paese, come città, come popolazione. Quindi partiamo da qui. È un bel gesto. Confido in voi perché lo scorso video ha avuto un sacco di riscontro positivo, nel senso che mi avete contattato in tantissimi, gente da cui davvero non mi aspettavo niente, è stata molto disponibile nel darmi una mano, e per questo ve ne sono grata. Ora passiamo ai fatti, nel senso vi prego di venire, vi verrà offerta una merenda e tantissimi abbracci da me, davvero, a ciascuno di voi. Free hugs. Raga, vi aspetto. Semplicemente vi aspetto. Se mi fate anche la cortesia di comunicarvi indicativamente quanti sarete, quanta gente porterete, vi ricordo tra i 18 e i 35 anni, che pesiate più di 50 kg e che siate in buona salute, ovviamente. Bastoncino in bocca, dei fogli e finita lì, dalle 18 alle 20, ok? Vi ricordo martedì 19. Scrivetemi, condividete, vi prego, perché abbiamo fretta. Boh, ragazzi, dai, venite, spero di sensibilizzarvi, vi ripeto, non solo per la mia amica, ma per tutti i pazienti in attesa di trapianto.